Buonavista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Life is Strange. Siamo qui ancora in questo bunker, nella camera oscura, nella scorsa puntata. Abbiamo detto a David la verità, ci ha salvati anzi per prima cosa. Ed ecco qui che cosa è successo, un'immagine fortissima che in effetti è forse meglio che non vi faccio vedere ancora. Però adesso dobbiamo andare avanti e dobbiamo salvare in qualche modo Chloe. Prima voglio vedere un pochettino tutto quello che c'è qua. Forse è meglio non bruciare niente, non si sa mai. Anche se ovviamente è una cosa bruttissima vederlo in questo stato. Quel pezzo di merda ha bruciato tutto. E l'unica foto che posso usare è quella di Warren. E ragazzi, se vi ricordate, non so se è lo scorso episodio o due episodi fa, vi avevo detto, vi avevo detto ragazzi che c'era un qualcosa che mi poteva aspettare e riguardava in effetti la foto di Warren. Ah ok, non c'è niente in questa macchina, va bene. Qua non c'è mi pare nient'altro. La foto di Warren, collana, guarda, voglio vedere un po' tutto prima. Frank è una persona brutta, ma non può essere in denial about the drugs he provided. Beh sì, questa è la collana di Chloe. I'm gonna save you. For the last time. You killed my Chloe. Looks like Jefferson is planning a major security renovation with Prescott cash. Ah, sistema di sorveglianza, robe varie, certo, certo. Allora, la foto non so, esco dalla camera oscura, la foto però non so, ok, la prenderà lei, esatto. O andiamo da Warren. Perché ce l'ha lui, se non sbaglio. L'ha fatta con la nostra macchina, però ce l'ha lui. Assolutamente sì. Warren? Dai, Warren. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Lascia stare. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Wells Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kinda scared. That's okay. Me too. It's not over yet, Warren. So hold on. Ok. La nostra missione più importante. Beh, come se quelle che abbiamo fatto finora non fossero state altrettanto importanti, ma andiamo. Ovviamente sotto lo scorso episodio mi avete fatto sapere sicuramente nei commenti. Io sto registrando tutto di fila, quindi solamente per questo non sto potendo leggere gli ultimi commenti. Ci tenevo a dirvelo. Vabbè, però sono molto curioso di scoprire tutte le scelte che ho fatto finora negli ultimi episodi. Una vostra opinione qua sotto, quindi mi raccomando, anche in questo episodio, qualsiasi cosa io scelga, decide di fare, voi qua sotto commentate. Mi hanno già avvisato che ci dovrebbe essere una scelta finale pazzesca. Ovviamente non so altro. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Ma che? E questo quando l'ha mandato? Non l'abbiamo potuto leggere, non l'abbiamo potuto sentire. No, vabbè. A parte, vabbè, la cosa più importante è il suo dispiacere, che fatemi sapere anche in questo qua sotto se ci credete o meno. Di crederci, vabbè, magari sì, però dire poi a posteriori mi dispiace dopo cose così gravi è davvero troppo tardi, secondo me. Ok, qui la musica si sta aumentando tantissimo di volume, sicuramente ve l'ho abbassata parecchio.
Però magari potreste sentire me che parlo più forte, perché qui proprio non si capisce più niente. Ok. Ok. Siamo già ad Arcadia Bay, in centro, diciamo. Non lo so, però probabilmente sì. Eccoci fuori. E lì c'è il tornado. Tornando indietro con la foto potremmo salvare Chloe. Poi lì sicuramente ci sarà qualcosa, perché noi non possiamo utilizzare così tanto il nostro potere, nel senso. Sì, e ci sto provando. No, oddio, il camionista, lo aiuto. That guy is trapped. I have to help everybody I can. You okay? Okay. Esatto, fai bene, vattene via. Grazie. Allora, ho visto qualche altra gente dall'altro lato. Devo salvare più gente possibile. Là c'era la macchina. Vediamo di qua. Serve aiuto? No, sono in piedi. Quel tizio lì. C'è una balena messa in mezzo. Vattene via, idiota! Andiamo, avvertiamolo. Sì. Casca come una pera cotta. Togliti, togliti, togliti. Intanto quel pezzo lì è passato, almeno non l'ha colpito. Sì. Come with me. I have to help somebody else first. Ok, allora, e siamo a due aiuti. Io venivo da quella parte, quindi sì, là c'era una persona. Vai, 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 vai. Oh mio Dio. Oh, I can't stand seeing these bodies. Dov'è? Ho sentito qualcuno che diceva sono quassù. Ma dove è quassù? Voglio salvare tutti, o almeno ci voglio provare. Vediamo di qua. Ah, qua, 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 qua. Entra, entra. Probabilmente qua sopra. Cerchiamo di salvare più gente possibile. Rivista. Ok. Delian. Cosa c'era lì? Irrigatore. Ok. I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. Ok. Ma dov'è? Qua. Guarda. Don't fail me, fuse box. Dai, 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 usa, perfetto. Oh, nice. Oh shit. Dead. Electrocuted. No, 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 no. Torniamo indietro, avvisiamo lui. No, no, ancora un po' più indietro. Ok. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Aspetta, 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 oddio. Io mi dimentico che posso tornare indietro nel tempo. Oh no. Io mi dimentico che posso tornare indietro nel tempo, però. Perché se io adesso da qui torno indietro, perfetto, lui lì è ancora vivo. Ok, che lì magari c'è il fuoco. Perfetto, però lo possiamo aiutare. Come on, you have to get out of here right now. I need to breathe. I need Eric. Dai, pescatore, mi hai fatto. I can't die in this room. Esatto, quindi esci. Scatola dei fusibili. Vai. You should get out of here. Perfetto. Via. Town is dying. Okay.
I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Ce l'ho fatta, esci, vai. Che scenario proprio apocalittico comunque. Voglio... ecco, ok, dovevo entrare per forza comunque, penso, da lì. Penso di aver saltato una persona che diceva aiuto da quassù, però non l'ho vista. Non lo so, però. Ok, qua c'è il diner. Sì, esatto, dovevo entrarci per forza lì. Ok. Quello è il camper di Frank? Quella è una balena? Che succede? Magari dammi il tempo un attimo di arrivare. Che succede? Che succede però? Usa, non so che cosa possa servire, ma usa. Ok, perfetto. Stavo anche guardando altrove, quindi non avevo nemmeno visto che c'era quella cosa. Giornale. The monsters are actually the people here. Ok, là c'è un... oddio, è un cadavere. Ah, quanta roba. Balena, guarda. This tornado might be the end of the world. I wish life was back to simple eggs and bacon. Apri. Ah, non posso entrare. Devo entrare da questa parte per forza. Dai, 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 dai. Senza tetto? Oh mio Dio. Oh no, I should have warned her. I never even asked her name. So sorry. Entriamo, entriamo, entriamo. Once again, this is not a test. This is not a test. An E6 tornado. At least nobody's going to starve in here. And surrounding counties. The emergency broadcast. Go get him, Julia. That system is now in effect. Ok, ci siamo. Ragazzi, è la fine del mondo. Max. Oh, Max. Cavolo, c'è Frank. Oh. I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? The two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Warren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce, but it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. Yeah, no, I'm so stupid. Should have seen it coming. Ma cosa? Come si fa a prevedere una cosa del genere? Safe here. But I need that photo from Warren to help Chloe. Sorry. Sorry. No, no. I wish Frank was on our team. He's not a bad guy. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Are you okay? What? Besides this tornado, the hole in my leg, not to mention the fact that I might die on the floor of a diner, and you're the last person I could see. You know what? I'm cool. Jesus. And I bet you and Chloe didn't find Rachel, right? In realtà... Oh, Frank. I don't know how to say this, so... I just will. Rachel is dead. Fuck you, Max. No. No way. She left town. She's gone. How do you know, huh? How? All of our clues led us to my professor, Mark Jefferson. He had this creepy photo torture chamber. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk! Pompidou hated him! E non solo Pompidou. You saw Rachel. Yes. I wish I didn't. I'm so, so sorry, Frank.
Nathan wanted to impress Jefferson, and he killed her. How? How did he kill her? Oh. Vabbè, diciamoglielo ormai. He used some drug and gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is... Esatto. Is if I sold it to him. I killed my lioness. No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's dead. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me. Just... It's not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. I know. She obviously cared about you, Frank. Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. But, now I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Please okay. Be okay, Chloe. I can't lose you. Vabbè, forse è meglio non parlare con Joyce. Oddio, però voglio. Vabbè, come vediamo. On, let's talk over here and give Frank some rest and space. Oh mio Dio. Joyce. How are you? No, doing? A Joyce non lo voglio dire. Just when I think I've already been through the ringer. Lo sapevo. Where's Chloe? I'll find her. Not in this storm you won't. And you're not going out there, Max. I just have to pray that Chloe and David are holed up someplace safe. I'm sorry about all this, Joyce. Don't be, honey. It's not like you whipped up this tornado on your own. I mean, I'm also sorry about everything. Okay, questo è giusto. Dobbiamo parlarle di David. You don't have control over any of that. David is an adult, and he has a lot more age and experience under his belt. Even if he doesn't always show it. I'm sorry I caused so many problems with David and Chloe. You did the right thing. David overstepped his bounds. I had a suspicion he was taking his private surveillance way too seriously. Faceva bene, però... But he's sorry, and I wish he was here right now. I just... want our lives to be normal again. With all the shit going on this week, I think you're right. And look at me, trying to keep my family together. And Max, did I make a mistake kicking David out? David saved my life from the storm. I saw how much he cares about Chloe. Even if he couldn't show it, David needs you more than ever, and I can see why you love him. I'm so happy David was there for you. He has a lot of weight on his back from the war, but he truly wants to help people. He even agreed to take a family counseling class. I'm sure that was a hard thing for him to do. It shows how much he truly cares about you and Chloe. Nothing would make me happier than for David and Chloe to make peace, not war. I just want this storm to blow over forever. Maybe it's time we leave Arcadia Bay. Vabbè, ormai. David is a real hero, Joyce. I know that all he wants to do is make you happy. I know he would do anything for you. And Chloe. I know. And yes, he's not William, but that's okay. He's not supposed to be. You reminded me of
when he came into my life, I was ready to give up. David's love gave me strength. He even told me I was his hero. And I can't give up loving him. I wanted to come back home. Oh, I hope I get to tell him that soon. Ok, allora, ovviamente discorsi molto molto importanti che ho lasciato per intero, era inutile parlargli di sopra. E qua c'è Pompidou. Sta bene. Piccolo Pompidou. Ok, vediamo se qua c'è qualcos'altro, il jukebox. Vabbè, non è proprio il momento. Beh, sa. Is much bigger. Vortex Club, proprio è stata è stata profetica questo nome. Ok, parliamo con Warren. Oddio, c'era il kit di pronto soccorso. I'm glad to see you. But I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. Shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa, is that all? Tutto qui. Tutto qui. Siamo nel bel mezzo di una tempesta, gli dico tutto questo. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max, going back in time is what caused the storm. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Vabbè, ha chiesto di me, quindi rispondo. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max, I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. No, I want to kill that son of a bitch. Where is he? Dead. Già morto. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action, there's a reaction. Whenever you reversed or altered time, maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Più tempo insieme, colpa mia o mi credi? Beh, di credergli penso di sì, cioè più tempo insieme. Oddio. Più tempo insieme. I know this all sounds insane, but you're the only other person who I can count on now. Oddio, forse dobbiamo praticamente convincerlo. Do you believe me? Max, of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And I'm glad you trust me. Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole, you're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week... Ok, dobbiamo praticamente convincerlo a darci la foto. That means both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max,
I'm sorry you got stuck in this. In this, I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be a more important moment in history? And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Ok. Ci ha dato la foto. Ci ha dato la foto. Kit del pronto soccorso ci può servire? Good job, Warren. I hope those supplies are enough. Va bene, non era per questo. Ragazzi, che dite? Ci concentriamo sulla foto? È già anche questo un episodio lunghissimo, quindi mi sa che devo tagliarlo, ragazzi. Quindi mi raccomando, sapete che cosa fare. Vi porterò, vi prometto, al più presto il prossimo episodio dove ci concentreremo su questa foto e niente, torneremo appunto poco prima della festa. Era questo il momento che io mi immaginavo, pensavo di poterlo fare anche prima, ma questo è il momento decisivo, possiamo tornare indietro e salvare Chloe. Puoi vedere un pochettino che cosa succede. Ormai abbiamo già denunciato il professore, anche se torniamo a quel punto, quindi la storia dovrebbe evolversi in quel modo, ma possiamo almeno salvare Chloe. Quindi mi raccomando, tanti bei pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, campanellina, social in descrizione, vi prometto che ve lo porto al più presto, quindi al prossimo episodio. Ciao ragazzi!